Parliamo proprio degli impegni delle formazioni siciliane, però vediamolo qual è il quadro completo per l'appunto del secondo turno in Lega Pro. Si comincia alle 16:30 di domani con Akragas Rende e Fondi Monopoli. Sicula Leonzio Matera rappresenta questa gara l'esordio della formazione di Lentini in campionato, riposato alla prima, poi alle 18:30 Casertana Catania e Regina Catanzaro. Alle 20:30 Bisceglie Francavilla, Cosenza Paganese e Lecce Trapani, mentre invece Siracusa Fidelissandria è stata rinviata al 26 settembre alle ore 16:30, proprio perché si sta lavorando ancora al nuovo prato del De Simone a Siracusa. Adesso il servizio, il primo dei nostri servizi, cominciamo dal Catania che va in trasferta sul campo della Casertana, sconfitta all'esordio dal Catanzaro, dunque i campani hanno certamente desiderio di rivalsa, ma il Catania, che è stato fermato in casa dal Fondi, vuole fare bene anche in trasferta. Superare quello che oggi sembra essere più un limite mentale che tecnico. Per il Catania la trasferta di Caserta è un banco di prova importante dopo la buona prestazione dell'esordio col Fondi, macchiata solo dal risultato. Lucarelli non vuole che i 6 gol all'Akragas in Coppa portino eccessivo entusiasmo, ha lavorato molto su questo aspetto con i suoi in questi giorni. Per questo un risultato positivo in Campania avrebbe un duplice significato sotto il profilo della mentalità e dell'approccio di una squadra che in trasferta lo scorso anno ha sofferto più del dovuto, senza sapere replicare le prestazioni in casa. Cancellare quindi il tallone d'Achille delle partite lontano da Catania è l'obiettivo da subito, da domani, nonostante non sia così facile. Di fronte c'è una squadra ferita dalla sconfitta nella prima giornata a Catanzaro, dove è arrivata però non nelle migliori condizioni, ha pagato un primo tempo al di sotto delle aspettative. Scazzola, allenatore dei rossoblù, ha giocato col 4-3-3, puntando su un tridente formato da Marotta, Alfageme e Padovan, che però non ci sarà perché è squalificato. Il Catania arriva a questa partita con la voglia di affermarsi da subito. Il mercato è stato chiuso con l'addio ad Anastasi e Pozzebon e l'innesto di Blondet. Tutto secondo i piani, tranne la situazione di Caril e la necessità di mettere Da Silva fuori dalla lista over. I due giocatori infatti non figurano nemmeno nella lista dei convocati. A Caserta potrebbe giocare subito Blondet dietro con Tedeschi e Aia. La conoscenza dei due ex del Cosenza potrebbe agevolarne infatti l'inserimento. Una mossa che sposterebbe Marchese a sinistra, dove si trova più a suo agio, con Semenzato a destra, in mezzo Lodi non si tocca, Caccetta e uno tra Di Grazia, Mazzarane e Biagianti si giocano la seconda maglia di interno. Mentre in attacco, con Ripa ancora non in grado di gestire 90 minuti, toccherà Curiale e Russotto. A mercato chiuso e senza più interferenze, adesso a parlare dovrà essere il campo. Adesso andiamo a Caserta per sentire le dichiarazioni del difensore Pollak. Una squadra molto forte, conosco alcuni giocatori, conosco molto bene, quindi è una squadra forte, ma penso che la Lega Pro è un campionato molto difficile, poi le trasferte sono sempre difficili, quindi noi dobbiamo dare il nostro massimo perché secondo me possiamo fare buon risultato in casa nostra. Secondo me abbiamo un buon mix di giovani e ragazzi più esperti. Non so se ancora non è chiuso il mercato, quindi non so se ancora arriva un altro acquisto. Oggi è arrivato De Rose, quindi è un giocatore esperto, quindi secondo me ci dà una mano centrocampo, quindi secondo me possiamo puntare abbastanza alto, secondo me. Non volevo dire quinto, sesto, terzo, secondo posto, ma bisogna metterci a posto tutti, conoscerci un po' e poi secondo me possiamo fare bene. E adesso il big match, certamente del secondo turno del girone C, con la sfida che si gioca allo stadio Via del Mare tra il Lecce ed il Trapani. Franco Cammarasana. Si giocherà domani sera allo stadio di Via del Mare a Lecce la partita clou della seconda giornata nel girone meridionale della Serie C. Uno scontro, quello fra due pretendenti al successo finale, che giunge sicuramente troppo presto perché la gara possa assicurare spettacolo di qualità e mostrare la reale identità delle due squadre, soprattutto per il Trapani, che già rivoluzionato nell'organico a luglio, è stato rimodellato ulteriormente in questi ultimi giorni di mercato.
Il centrocampo è il reparto che presenta le maggiori novità per via delle partenze di Fornito e Canotto, l'assenza per diversi mesi dell'infortunato Aloy e gli arrivi di Girasole, Bastoni e Palumbo, tutta gente che avrà bisogno di tempo per integrarsi negli schemi della squadra granata. In avanti è arrivato un giocatore esperto come Felice Evacuo, difficilmente però in campo dall'inizio domani sera. Insomma, una sorta di incognita il Trapani che affronterà il Lecce. La speranza è che torni dalla Puglia con qualche punto in tasca. E ora le parole del mister granata Calori. Tanto io sono contento dei ragazzi che ho. Sono contento perché sapevamo dall'inizio che dovevamo fare un campionato importante, quindi non è una novità per noi. Cioè cercare di formare una squadra, un gruppo che debba pensare con lo stesso obiettivo di tutti, perché qua, come a parte che è una mia filosofia di lavoro, io credo che lavorare in una piazza, avere la stessa idea, gli stessi obiettivi è una cosa basilare. Insieme si può fare sempre qualcosa di straordinario, mai individualmente. Ma le ambizioni noi, indipendentemente da Lecce, ce le abbiamo, perché non è che la nostra ambizione dipenda su come affrontiamo Lecce, ripeto, a Lecce noi la affrontiamo anche un po', come dire, incompleti nella preparazione, nell'amalgama della squadra, però non è un problema. E ancora è presto per valutare, però che Lecce che sia una delle candidate per salire mi sembra più che logico, lo sta facendo da 3-4 anni che tenta quasi sempre con la stessa squadra, 6 anni appunto, ho sbagliato gli anni, però per dirti testimonia quanto sia difficile questo campionato, quindi bisogna anche saperlo, però non bisogna pensare ad affrontare individualmente le partite, ma senza avere la paura o il dubbio. Adesso ci spostiamo, andiamo a Lentini, dove è tutto pronto per l'esordio stagionale, l'esordio in Serie C per la squadra di Pino Rigoli. Piedi per terra e licenza di sognare, che in fondo i sogni sono il sale del calcio, soprattutto per le realtà più piccole che però hanno alle spalle progetti ambiziosi e società credibili. Come la Sicula Leonzio, neopromossa, pronta, finalmente, per l'esordio in Serie C. Dopo il riposo forzato della prima giornata, i ragazzi di Rigoli si preparano per la prima uscita ufficiale. 24 anni dopo, l'Angelino Nobile torna a ospitare una gara professionistica con la Leonzio in campo. Arriva un avversario importante, il Matera, vittorioso nella prima giornata contro l'Acragas e deciso a recitare, anche quest'anno, un ruolo da protagonista. Sarà dura dunque per la Sicula, ma la voglia di far bene di un gruppo che lavora sodo da più di un mese e l'entusiasmo della piazza potrebbero spostare la bilancia dalla parte dei siciliani. Il mercato non ha portato il botto finale che sembrava poter arrivare. Caetano Khalil non ha risolto i suoi problemi con il Catania, alla fine è rimasto fuori lista ma sotto contratto con i rossazzurri. La Sicula ci aveva creduto, ma in fondo non era un obiettivo vero di mercato, ma solo una prospettiva interessante, poi sfumata. In compenso, l'ultimo giorno ha portato a Lentini il centrocampista palermitano Guido Davi, classe 90 e tanta esperienza in terza serie. Arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Feral Pisalò, è un bel colpo per la linea mediana di Rigoli. Difficile sbilanciarsi sulla formazione che scenderà in campo contro il Matera. Molte scelte potrebbero essere già state fatte, ma essendo la prima uscita ufficiale, non è detto che tutto vada secondo previsioni da questo punto di vista. Una certezza invece è la terna arbitrale, già definita. Il direttore di gara sarà Daniel Amabile di Vicenza, gli assistenti Micheli e Sartori di Padova. Siamo appena alla seconda giornata, ma per l'Acragas c'è la necessità di centrare i tre punti. La squadra di Nello Di Napoli ci proverà contro il Rende.
Si chiude con l'arrivo di due attaccanti, la partenza di Alessio Levecchi e il mercato dell'Akragas. Niente colpi e nemmeno lo sperato arrivo di un centrocampista, dopo che si era accarezzata a lungo l'ipotesi del ritorno di Urban Zibert, che invece è finito a Monopoli, considerato la mancanza di risorse da parte dell'Akragas. Alessio Levecchi ha ceduto quindi alle lusinghe delle giovanili del Torino e è andato via con la formula del prestito e diritto di riscatto. Nello scambio alla pari con il Granata arriva all'Akragas Ador Giuci, si tratta di un attaccante classe 98. In serata l'Akragas ha poi perfezionato l'ingaggio di Riccardo Moreo, attaccante scuola Milan, classe 96. Il calciatore originario di Milano la scorsa stagione ha giocato in Lega Pro con la maglia dell'Albino Leffe ed è cresciuto nel settore giovanile del Milan e della Virtus Entella. Intanto domani si torna in campo dopo la sconfitta di Matera e l'umiliazione in Coppa Italia con il Catania. La formazione agrigentina va alla ricerca del riscatto. Domani alle 16.30 sfida l'Esseneto con il Rende, gara alla portata della compagine siciliana che questa volta non può davvero sbagliare. Il Siracusa invece riposa domani, nel senso che la partita è stata rinviata al 26 settembre, ci sono ancora al De Simone lavori in corso per la posa del nuovo terreno di gioco. Ma nel servizio che sentiremo di Maurizio Abela avremo la possibilità di conoscere un nuovo giocatore azzurro. Si tratta dell'attaccante Salvatore Sandomenico. Prima la conferenza stampa di presentazione, poi il primo allenamento con i nuovi compagni. Salvatore Sandomenico è l'ultimo colpo di mercato del Siracusa e è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia. Nato a Napoli 27 anni fa, il nuovo attaccante esterno azzurro ha vestito le maglie di Arzanese, Gubbio, L'Aquila, Viterbese e appunto Juve Stabia. In carriera ha totalizzato 219 presenze e 71 reti. Ieri primo allenamento per lui, che già scalpita per indossare una maglia da titolare. Siracusa, cioè, sicuramente non la scopro io, che è una piazza importante, forse alla pari di Castellammare, se non più calorosa. Poi diciamo che è stato pure il mio compagno di squadra che ci ho avuto pure l'anno scorso, Liotti, Nicola Mancino, che mi chiamano tutti i giorni a venire qua. Ma il mio ruolo naturale, diciamo, dove esprimo meglio le mie caratteristiche, è terzo d'attacco a sinistra, perché gioco a piede invertito. Poi magari se servirà a giocare a destra, dietro la punta, giocherò. L'importante è mettersi al servizio della squadra e del mister soprattutto. Il Siracusa domani non scenderà in campo perché la gara contro l'Andria è stata posticipata al 26 settembre, dato che i lavori di posa del manto sintetico al Nicola De Simone non sono ancora terminati. Gli azzurri giocheranno a Rende il 9 settembre alle 18.30, la prossima partita di campionato. Ed è tutto.